Allora, ragazzuoli miei, parliamo di... Vediamo qua. Parliamo di Two Sister, questo film qua, che trovate sul sito di CG Entertainment in Blu-ray. È un film molto interessante, che ha quasi 20 anni, è del 2003, scritto e diretto da Kim Ji-won, non so bene come si dica. E la trama dovrebbe essere ispirata a un racconto folcloristico. È un film della Corea del Sud. Molto, 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 molto bello. Forse uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi 10-20 anni. Veramente uno dei tra i film più belli che io abbia visto. Stupendo. La storia cerco di dirvela però senza troppi dettagli perché chiaramente è da scoprire. È in qualche modo investigativo, nel senso che lo spettatore è l'investigatore, cioè deve cercare di rimettere insieme i pezzi piano piano. Comunque ci sono queste due sorelle che dopo un periodo in una casa di cura tornano a vivere con il padre e la matrigna. In questa casa con una matrigna che è lì, insomma, è una matrigna un po' stronza. È un rapporto molto conflittuale. Loro la odiano, lei odia loro. È successo qualcosa di terribile alla loro mamma, che non sapremo. In questo ritorno nella casa succederanno delle cose particolari, ci saranno degli eventi strani, quasi soprannaturali. Sembrerà quasi che la casa sia infestata in qualche maniera. Devo dire che non amo tantissimo i film di infestazioni o case infestate, ma questo film è il classico film invece che è fatto proprio bene da questo punto di vista, perché utilizza il soprannaturale come rappresentazione del male psicologico. Quindi se noi troviamo, per esempio, in Amityville il disagio economico rappresentato anche come sotto forma di presenza demoniaca, no? In altri film troviamo appunto il disagio psicologico, il trauma come rappresentato dalle presenze. Anche qua le presenze rappresentano un fortissimo disagio psicologico che c'è nei protagonisti. Non vi dico bene quali sono i più disagiati di tutti. C'è un grande senso di colpa, non vi dico di chi e che cosa. E ragazzi, la cosa incredibile, comunque, vista la quantità di film horror che vedo, è che questo film mi ha fatto paura. Mi ha fatto paura. Mi ha fatto una paura fottuta. Proprio da cagarmi sotto. E mentre lo guardavo, mi chiedevo: ma riuscirò ad andare a spegnere tutte le luci, poi andare a letto senza guardare negli angoli bui? Sì, perché è un film che ti prende per mano con una gelida mano di fantasma ti prende e ti porta nel terrore, ma poi questa mano si scalda e diventa una mano che rappresenta l'amore, il dolore di ciò che è accaduto, che non vi dico chiaramente. E quindi inizierete con l'aver paura e finirete con avere dolore, tantissimo dolore e dispiacere, perché è un grande dramma anche, oltre ad essere un grandissimo film horror, è un grandissimo dramma, un film drammatico. È un film drammatico potentissimo. Mi è piaciuto tanto
come il regista sia riuscito a esprimere l'amore tra sorelle così bene. E dico bene perché io non ho né fratelli né sorelle, quindi riuscire a sentire questo amore significa che veramente sei riuscito a fare qualcosa di incredibile, perché penso che per chi ha sorelle e ha un amore tra sorelle, riesce a capirlo facilmente, riesce a capire i gesti, le cose, ma chi non ce li ha e riesce comunque a percepire questo, se ci sono dei meriti, sono del regista che ha fatto un grandissimo film. Quindi, al di là poi di tutto, quello che è una storia meravigliosa e raccontata benissimo, il film ha un particolare non da poco, che ha delle immagini meravigliose. Le immagini di questo film sono meravigliose, ragazzi, sono meravigliose. È veramente un grandissimo melodramma horror in cui appunto la psiche malata, i sensi di colpa, i traumi diventano, si trasformano, si materializzano quasi come entità soprannaturali, e quindi rendono questo a tutti gli effetti uno dei pochi film di fantasmi, di case infestate, chiamateli come cazzo volete, che usano il soprannaturale, la paura, lo spavento per raccontare il dramma vero, reale, che accade tutti i giorni. Questo lo abbiamo visto anche in altri film meravigliosi come anche L'Esorcista o Rosemary's Baby o Amityville. Sono tutti film che fanno questa operazione, chiaramente la fanno con un altro stile, con un altro linguaggio. Questo film è meraviglioso, ha un'estetica mostruosa, una capacità di raccontare attraverso il linguaggio cinematografico incredibile, una pazienza, un'essenzialità incredibile e tantissimi bei momenti di suspense. Che non è la suspense, fate attenzione, scusate, mi devo grattare un attimo l'occhio. La suspense non è sempre solo, oddio, la porta si è aperta leggermente da sola, piano piano vedo un'ombra che si avvicina. Non è solo quella la suspense. La suspense è anche un dialogo tra personaggi in cui accade qualcosa e si attende la reazione dell'altro personaggio. Quindi ci sono tanti momenti di suspense e tanti piccoli atti in questo film che sono meravigliosi, divertenti da seguire. E poi ce n'è uno bellissimo del sacco, cioè quello del sacco, cioè questo sacco. È un sacco che viene trascinato, che lascia giù una bella quantità di sangue quando viene trascinato, e vi chiederete cosa c'è dentro, ed è molto divertente, cioè divertente si fa per dire, è un divertimento macabro, però è un bellissimo film, veramente un film meraviglioso, ve lo consiglio caldamente, compratelo, compratelo, anzi regalatelo a Natale a un vostro amico o amica che ama l'horror, il thriller, il cinema asiatico, il cinema bello in generale, perché questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro. Questo è uno dei film che mi ha emozionato di più negli ultimi anni. Una meraviglia. Ultima nota: io credo di avere una cotta mostruosa per questa attrice qua. Si chiama Lim Chow-jung, che è questa attrice qua. Che vabbè, qua interpreta una ragazzina, ma lei non è una ragazzina, è una donna. È veramente bellissima. Ragazzi, ci sono delle scene in cui vengono inquadrati questi volti, senza nulla togliere alle bellezze occidentali, che per carità di Dio. Ma ragazzi, ci sono questi volti con questi occhi così geometrici, così, con questi volti così belli, così marmorei, non lo so, sembrano così lisci, così. Sono meravigliosi, sono meravigliosi. Non lo so, design puro, cioè design puro. Sono bellissime da vedere, queste donne. Molto brave, recitazione pazzesca. Un film stupendo, consigliatissimo. Non so che altro dirvi, per non
mi piacerebbe tanto parlarvi dei dettagli, di come anche in un certo modo, anche se io non ho sorelle, non ho fratelli, sono riuscito a empatizzare con questa situazione familiare. Però se lo facessi entrerei troppo nello spoiler e quindi non lo farò. Guardatelo, guardatelo. Two Sisters.